Ciao ragazze, rieccomi tornata con un nuovo video e sono felicissima di fare questo video perché appunto questo è un video speciale, perché come penso avrete letto dal titolo, comunque vabbè, ve lo dico adesso, questo è un video in collaborazione, una mega collaborazione che ho voluto fare, ho voluto organizzare per voi, perché sotto i video mi scrivete tantissime volte che vi piacerebbe fare una collaborazione con me e me lo scrivete veramente in tante, quindi ho deciso appunto di fare questo video. Magari se vi piace l'idea possiamo farlo anche una volta al mese, una volta ogni 2 mesi, come vi pare. Perché è un video particolare? Perché appunto è un video in mega collaborazione con tante ragazze e vi nomino subito le 3 ragazze con cui io sto collaborando. E, una già la conoscete perché ve l'ho nominata sicuro e sto parlando di Ila Makeup 94, Ilaria, che è veramente dolcissima, io le mando un bacione immenso veramente. E ho trovato ovviamente il link di Ilaria qui sotto nell'info box. Poi Carmis World, anche di lei trovate il link qui sotto nell'info box. E poi Destiny Rise Channel, che è un piccolissimo canale perché ha appena 70, mi sembra, ho controllato prima, mi sembra 70 iscritti. Quindi aiutiamola a farla crescere. Io vi ringrazio tutte e 3 ragazze per avermi risposto insomma nei commenti, sia per avermi chiesto le collaborazioni ma anche per aver aderito poi a questa mega collaborazione, senza stare lì a pensare no, voglio fare la collaborazione solo con te e con le altre no. Insomma, ho apprezzato questa collaborazione di gruppo, ecco, mi piace un sacco l'idea. Fatemi sapere anche voi se vi piace, insomma. E niente, che video è? Il tag I Love Lipstick, che ho visto girare veramente dappertutto, cioè questo video tag è conosciutissimo. Ho pensato che fare un video in mega collaborazione su questo argomento, quindi i rossetti, fosse un modo carino per scambiarci un po' le idee, scambiarci i gusti appunto sui rossetti, insomma, sulle varie colorazioni di rossetti, perché appunto a me piacciono davvero tanto. E niente, non mi perdo in chiacchiere, iniziamo subito le domande nel cellulare perché io non le ricordo. Iniziamo subito, allora, 1. Quanti rossetti hai? Allora, quanti rossetti ho? Aspettate che li conto perché li ho separati tipo per fare questo video, quindi un attimo. Sono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20 rossetti, tondi tondi, non sono tantissimi ma neanche pochi, ecco. Andiamo avanti. 2. Qual è il primo rossetto che tu abbia mai comprato? Allora, il primo rossetto che io ricordi credo sia questo rossettino qui, magari ve lo avvicino un attimino, ed è questo rossettino qui della Lilian, marca che trovate al mercato, e comprai appunto questo rossetto perché era un colore, ora da voi sembra tipo scuro, però fidatevi, non è per niente scuro, è un color labbra, e lo comprai proprio perché utilizzavo spessissimo questo colore, non che io ora non lo utilizzi, però insomma anche quando ho iniziato a truccarmi preferivo tantissimo utilizzare i rossetti color labbra perché appunto erano, coloravano però senza essere troppo, diciamo, esagerati, insomma erano una via di mezzo per chi voleva colorarsi le labbra però non usare troppo, ecco. Poi 3. Qual è l'ultimo rossetto che hai acquistato? Allora, io ora mi sono un po' fermata con gli acquisti di rossetti perché credo che avere 20 rossetti e non terminarli sia una brutta cosa, nel senso io lo comprerò, penserò a comprare un rossetto quando me ne finirà un altro, oppure se è proprio un colore che non possiedo perché non ho chissà quanti colori, ad esempio mi mancano colori un po' più particolari, infatti poi vedrete più tardi nella 14ª domanda che non saprò cosa rispondere perché sicuro. Quindi qual è stato l'ultimo mio rossetto acquistato? Credo sia stato, anzi non l'ho acquistato io, me l'hanno regalato, però è l'ultimo arrivato, diciamo così, ed è il Diva di MAC, che è questo qui, vediamo, ve lo mostro immediatamente, aspettate che zoomiamo un attimo. Ok, è il Diva, la confezioncina di MAC troppo carina, e vi faccio vedere, ma già sicuramente l'avrete già visto miliardi e miliardi di volte, è questo rossettino dal packaging nero, così sembra un siluro, ormai lo diciamo tutte qui sul tubo, ed è questo rossetto stupendo, rosso scuro, rosso sangue, che io veramente adoro, adoro follemente. Questo appunto è l'ultimo arrivato tra i miei rossetti e praticamente lo uso sempre, ogni volta che posso usare con un colore un po' più scuro metto lui, lo adoro veramente, mi piace un sacco, poi credo mi stia anche bene, quindi perché no? Magari rimango con questa visuale perché appunto ho da farvi vedere i vari rossetti, ogni volta devo fare avanti e indietro, quindi
magari rimango così. Ok, andando avanti, 4. Qual è la tua marca preferita di rossetti? Allora, non ho in realtà una marca preferita, cioè io adoro i rossetti a prescindere dalla marca, cioè magari evito di comprare, anzi prima evitavo di comprare quelli di Essence perché erano un po' troppo scadenti, adesso comunque Essence si sta risollevando in ambito rossetti, quindi non ho una marca preferita, compro rossetti quando capita, appena c'è un colore che mi piace lo compro. Poi, 5. Rossetto rosa preferito? Allora, il mio rossetto rosa preferito è questo qui di Kiko, che è il numero 803. Ok, è il numero, se lo vedete, 803. Ed è praticamente questo rossetto, secondo me, bellissimo. È della linea Ultra Glossy Stilo. Ed è questo rosa Barbie, che poi sulle labbra risulta essere un po' meno forte. E mi piace proprio per questo, perché io non sopporto il rosa su di me, non mi piace per niente. E con questo riesco ad avere le labbra tipo leggermente rosate, senza che mi dia fastidio, appunto, mi piace come mi sta, ecco, forse è l'unico rossetto rosa che riesco a portare. Poi, 6, rossetto nude preferito? Allora, il mio rossetto nude non è proprio rossetto nude, allora. Io, anche lì, sono un po' restia ad indossare rossetti nude, però quelli che adoro follemente, perché appunto sono catalogati rossetti nude, sono i color mattone, cioè quel marroncino delicato che a me veramente fa impazzire, e questo è un rossetto della Revlon. Ora, io non so se sia effettivamente di Revlon, io l'ho preso al mercato e l'ho pagato anche poco, quindi probabilmente sarà una copia. Comunque, copia o no, ecco, questo rossetto secondo me vale molto di più di quello che costa. Come vedete l'ho usato un bel po' qui e consumato, era molto più lungo prima. Ed è un colore veramente stupendo, è questo color mattone marroncino che voi vedete più scuro ma è leggermente più chiaro. E mi piace veramente tantissimo, mi fa secondo me un effetto veramente carino sulle labbra. Sembra che io abbia... sembra che io abbia messo appunto un rossetto più scuro delle mie labbra, ma che non stona, ecco, non è troppo forte, quindi è molto 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 elegante, soprattutto questo con un trucco da sera, e quelle labbra vedo non vedo, perché sono leggermente scure, però senza stonare con un trucco occhi molto forte, ecco, non so se mi sono spiegata. Comunque mi piace veramente tanto questo colore, lo metto sempre, cioè continuamente, metto solo lui praticamente, infatti penso che sarà il primo che mi finirà. Poi 7, rossetto pesca corallo preferito? E a questo mi ricollego anche alla domanda numero 11, così dopo la saltiamo, che è il rossetto arancio preferito. Ecco, io ne ho solo uno rossetto, mi fa sia da color pesca sia da color arancio, veramente. Se voglio un colore leggermente aranciato prendo lui, e non ne ho comprati altri perché appunto mi piace solo d'estate, quindi dipende, se sono abbronzata lo indosso, ma se sono bianca tipo ora io non indosserei mai questi colori. E sto parlando di questo rossetto qui, che voi vedete spara flashato, ma non è così. È della MUA, l'unico rossetto della MUA che ho, perché ai tempi l'ho presi quando feci il primo ordine. Comunque, questo dovrebbe essere lo shade 16. Si dovrebbe chiamare Nectar, non so se il nome l'ha mantenuto anche adesso. Ed è questo colore molto, come dire, ecco, voi non lo vedete per niente per com'è. Cioè, non è per niente così. Vediamo se magari con uno swatch... Ha una bella punta di arancione, però non so perché non rende per niente quello che è, cioè non è per niente così. Magari ecco, vi lascio una foto così magari riuscite a vedere bene il colore. Andando avanti, 8, rossetto rosso preferito. Allora, il mio rossetto rosso preferito, oltre al Diva che non vi mostro nuovamente perché quello veramente lo adoro, però oltre a quello mi piace molto anche questo qui di Kiko. Questo io l'ho preso appunto quando mi andava di provare un rossetto rosso e non sapevo che colore prendere. La commessa di Kiko mi raccomandò questo, ed effettivamente è molto molto bello. Questo rosso biancaneve, secondo me, è il rosso per eccellenza, mi piace veramente tanto. Ha una punta fredda, infatti non ha... io tendo sempre ad evitare i rossetti con una puntina di aranciato perché non mi piace che ingialliscano i denti. Questo in realtà non li ingiallisce per nulla e quindi mi piace veramente tanto. Non ve l'ho detto, è il numero 392, non so quanto riuscite a vedere purtroppo. Io se mi metto a zoomare ogni 2 minuti vi faccio impazzire, non capite più niente, quindi evitiamo. Fidatevi, è il 392 della linea Smart. No, non è più la linea Smart questa. Non so neanche se ci sono ancora questi rossetti, perché è rimasta questo tipo di confezione. Questo qui so già che non c'è più, perché è stato sostituito con... Aspettate, questa. Questo rossettino di Kiko non c'è più, della linea Smart, e adesso la linea Smart è fatta così, quindi sicuramente so che questo non c'è più, infatti neanche ve lo mostro, però effettivamente questo non so se c'è.
vedete, ha la confezione leggermente diversa e più bombata, quindi non so se lo trovate. Comunque, se lo doveste trovare, appunto, vi ripeto, il 392, rosso stupendo a mio parere. Poi il 9, rossetto viola preferito. Allora, il mio rossetto viola preferito in realtà non è un... cioè, è un rossetto sì, però ha sotto forma di matita, matitone anzi, ed è di Wycon, è della linea Pulpy Matte Lip. È questo qui, ed è quello che indosso praticamente, anche se voi lo vedete tipo rosso sangue, non lo so, ciliegia, comunque è viola fondamentalmente, è una bellissima punta di viola, ed è, se lo trovo, ragazzi non c'è scritto il numero, molto molto bene, non so dirvi il numero, comunque è della linea Chicago Symphony, è della limited edition, quindi non lo so se lo trovate ancora, però appunto è favoloso, è il mio rossetto viola preferito, quindi... mi sembrava giusto comunque dirvelo, anzi se, probabilmente lo trovate anche online, non so, magari qualche ragazza che se lo toglie sui gruppi su Facebook, non lo so, comunque se vi capita prendetelo perché è favoloso, io lo adoro e appunto ve lo straconsiglio, durata ottima, colore intensissimo ed è veramente, veramente bello. 10, rossetto fucsia preferito, anche qui mi devo buttare su Wycon e su una limited edition purtroppo, che è della linea Burlesque. Questo appunto è un altro rossetto a matita ed è l'unico rossetto fucsia che io ho. Sì, perché non mi sto affacciando a questo mondo, al mondo dei rosa fucsia da poco, quindi questo è l'unico fucsia che ho ed è della linea Simply Red, rossetto in matita ed è il numero 01 Candy Pink, ma questo magari ve lo mostro più da vicino. Okay, vedete, è della linea Burlesque Simply Red ed è il numero 01 Candy Pink, comunque veramente favoloso, così come lo vedete nella matita e mi piace veramente tantissimo, lo adoro. E andando avanti, senza perderci in chiacchiere, perché magari voglio evitare di fare questo video chissà quanto lungo. 11, rossetto arancio preferito, ve l'ho fatto vedere prima, quello di Mua, quindi non mi ripeto. 12, ecco la domanda, colore inusuale preferito? Ecco, io non ho colori inusuali, perché non... per me tutti i colori, utilizzo tutti quanti i colori, tranne appunto colori fluo, perché non mi piace come mi stanno, e tranne appunto quell'arancio sparaflesciato che appunto... è fluo, quindi non mi piace, ecco, se, non compro mai colori inusuali, cioè non compro mai colori che non mi piace utilizzare, infatti li utilizzo tutti i rossetti che ho stranamente, tutti quanti dal primo all'ultimo, quindi non ho un colore inusuale da farvi vedere se non il Diva di MAC, ma non è neanche inusuale perché è un rosso sangue, quindi portabilissimo la sera, ecco, quindi passando avanti, se magari riesco a trovare le domande... 13, colore scuro preferito? Allora, il mio colore scuro preferito, oltre a quelli che vi ho fatto vedere finora, è sicuramente quello lì, ecco, forse l'ho trovato, ok, è quello lì di Kiko, il famosissimo 914, che dovrebbe essere il dupe di Rebel, di MAC. Io non so dirvi perché il Rebel non l'ho provato, non l'ho neanche visto di presenza, quindi non so dirvi. Sta di fatto che questo è il colore forse più scuro che ho, insieme al Diva. E lo adoro veramente, anche lui lo metto sempre, sono forse i due rossetti che metto di più, il Diva e il 914 di Kiko, questo qui. Questo appunto veramente della linea Smart, lo trovate, quindi se non l'avete ancora provato secondo me vale la pena provarlo, io lo adoro, lo metto appunto spessissimo, questo video avrò detto tipo lo metto spessissimo, lo adoro miliardi di volte, ma appunto tutti i rossetti che ho mi ci trovo divinamente, li adoro tutti, li metto tutti, quindi... purtroppo questo video sarà un lo adoro, un comprato, le bellissime cose varie. Va bene, 14, stiamo finendo. Texture finish preferito. Il mio finish texture, come lo vogliamo dire, preferito è sicuramente il matte, per come mi sta addosso, ecco, è quello che mi piace più di tutti. Tuttavia, tendo ad evitare quei rossetti che mi seccano troppo le labbra, quindi a me piacerebbe avere un effetto opaco, ma che tuttavia non mi secchi troppo le labbra, e questo lo trovo io ad esempio sicuramente nei rossetti di Wycon, che secondo me sono fantastici proprio per questo motivo. Ok, nei rossetti di Wycon, stavo dicendo, trovo questo compromesso, cioè riesco ad avere un effetto quasi opaco, ad esempio quello che ho adesso non è lucido, è comunque semi-opaco, ecco, l'effetto che cerco io. E non mi secca per niente le labbra, anzi è confortevolissimo, quindi questo più o meno è il finish, non so se sono stata chiara. Un semi-opaco, ecco, senza che mi stia lì a seccare le labbra, quindi senza che io debba ogni volta passare il burro cacao, ecco, cerco di evitare questo. 15, altri preferiti? Allora, come altri preferiti, io ho da farvi vedere una tinta di Kiko, l'unica che ho delle Double Touch, e non so come vi ci trovate voi, io ne ho provato solo una perché mi è stata regalata al mio 17° compleanno,
L'adoro, cioè l'adoro follemente, non ve l'ho messa tra i rossetti perché appunto è una tinta in realtà, però tra gli altri preferiti mi sento in dovere di mostrarvela, ed è di Kiko la numero 112 ed è questo rosso bellissimo, anche questo mi sa di rosso sangue, questa veramente dura tantissimo, io non so voi quanto vi duri e non so se tutte le colorazioni sono così, però questa veramente non se ne va, cioè se io non metto la parte lucida questa mi sta lì fissa tutto il giorno, con la parte lucida ovviamente perde un po' di, insomma perde un po' la durata, però se riuscite ad utilizzare solamente questa seccherà un po' le labbra perché un po' le secca, però fidatevi che sta lì e non si muove, cioè sta lì per ore e ore e ore, quindi io veramente quando non so che rossetto mettere però voglio lunga durata mi butto sempre su questa tinta, quindi ve la straconsiglio e niente, mi andava di mostrarvela e niente ragazzi, io credo di avervi fatto vedere un po' tutto, come avete visto utilizzo sempre gli stessi colori, cioè vi ho fatto vedere molti rossetti scuri tipo tra il mattone scuro, il viola scuro, il rosso scuro, sono quelli che io utilizzo più spesso quando non vado a scuola, quindi niente, spero che questo video vi sia stato utile, spero che voi ragazzi, altre tre ragazze che avete collaborato con me, spero che vi sia piaciuto questo video in collaborazione, spero di aver soddisfatto le vostre aspettative. E niente, vi ringrazio ancora una volta per aver collaborato e nel frattempo ne approfitto per salutare qualcuno di voi, quindi voglio salutare Ale-EK-Rosi, poi voglio salutare Giorge-Tini, poi Cati Spalmese, Gigia0201, poi Nutella Yes, perché hai ragione, non ti avevo salutato, almeno ho guardato un po' di video passati e non ti ho salutato negli ultimi video, quindi dovrei andare a ritroso a cercarti, ma a questo punto credo veramente che io non ti abbia salutato, quindi ti saluto qui, un bacio Nutella-Yes, quindi sì, anche io sono un amante folle della Nutella, quindi ci capiamo. Poi voglio salutare Franzi03, Eli Channel e infine voglio pubblicizzare un canale, che è il canale di Bea Enchetta Channel, di cui trovate il link anche di lei qui sotto nell'info box. Quindi niente ragazzi, ho parlato veramente abbastanza, come vedete sono una macchinetta, non mi fermo, potrei continuare così fino a stasera, quindi meglio che stoppo il video qui. Vi mando un bacione e noi come sempre ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazze!